Buongiorno e buon caffè. Pare che sia stato molto gradito un appunto che ho segnalato qualche tempo fa, cioè che l'amicizia non si vede nel momento del bisogno, o non si vede soltanto nel momento del bisogno, ma si vede soprattutto nel dissenso. E vorrei chiarire cosa intendo dire con questo. Intendo dire che è ancora più problematico il momento del dissenso rispetto al momento del bisogno, perché il dissenso presuppone che ci sia una passione contrastante, un'occasione nella quale non posso mandarla a dire al mio amico, ma in tutta amicizia, anzi proprio in virtù di questa amicizia, mi sento di contraddirlo, mi sento di non voler rinunciare alla mia tesi. E questo è molto più del bisogno, secondo me, e adesso vi spiego perché. L'aiuto dell'amico nel bisogno, non che sia trascurabile, tutt'altro, ci tengo a sottolinearlo, non sto sminuendo questo particolare momento di amicizia, ma comunque comporta sicuramente uno sforzo, un impegno, e qui va a scremare tutti quegli amici che evidentemente sono tali solo di nome, ma che nel momento in cui si tratta realmente di rimboccarsi le maniche e fare qualcosa per te, non se la sentono di farlo. Ma comunque è gratificante, è in qualche modo gratificante. Faccio qualcosa per un amico, vado a piedi con lui a Bologna, scendo in strada e prendo anche le botte, come canta Cocciante. Faccio qualcosa di gratificante. Ma al momento del dissenso no, è tutt'altro che gratificante, anzi è addirittura a rischio. Io voglio contraddire il mio amico appunto da mettere a rischio la nostra amicizia perché sostengo un punto di vista diverso. Eppure è lì veramente che si vede l'amicizia, perché nel momento in cui io dissento, ma continuo a rispettarti, ma continuo a volerti bene, ma continuo comunque a riconoscere una relazione tra di noi, al di là del fatto che si sia tutti d'accordo su ogni singola cosa, vuol dire che veramente siamo amici. Buongiorno e buon caffè.